Oggi guardiamo un solo grafico, un grafico però importantissimo di Bitcoin, che è il grafico anche che spiega questo pericolo. La domanda che mi avete fatto nell'ultima live, la live dei 100.000 iscritti che abbiamo fatto insieme, $40.000 per Bitcoin, è possibile? Un target che potrebbe avvenire proprio su Bitcoin? Perché questo prezzo? Perché questo dato, il dato deriva proprio da questo grafico, e il prezzo che è stato indicato deriva proprio dall'atteggiamento che Bitcoin ha avuto dall'ottobre-novembre del 2023 fino ad oggi. Lo andiamo a scoprire in questo video, ma prima di andare avanti ovviamente vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e lasciatemi i pollicioni per questi video, ragazzi. Ma poi voglio darvi alcune notizie prima di andare a guardare questo grafico, che riguardano sia Bitcoin, una notizia positiva, sia il mondo cripto, invece notizie ancora una volta negative. In particolar modo, per chi di voi se lo ricorda, tanti anni fa avevamo parlato di una SeFi che era yield up, oggi ha dichiarato in pratica fallimento, eccetera, come anche Celsius e BlockFi. Anche yield up si va a ad allineare a quelli che sono queste problematiche che riguardano per lo più tutti i servizi delle criptovalute di SeFi, quindi Centralized Finance, e quindi quei servizi che garantiscono rendite, eccetera. Non ne sono rimasti in pochi, a dire la verità. Al momento il più grosso resta comunque Nexo, poi ci sono altri servizi più piccoli come Crypto.com, che ancora resta abbastanza, è un exchange abbastanza, un'applicazione abbastanza grossa, e poi ci sono le varie applicazioni, quelle più piccole come per esempio Wirex, quelle delle carte, insomma, le altre carte, eccetera. Il fallimento di Yield Up arriva come un fulmine a ciel sereno, perché non si aspettava minimamente una cosa del genere, in quanto non c'erano state nessun tipo di avvisaglie, assolutamente nulla. Hanno dichiarato bancarotta dall'oggi al domani, hanno licenziato in tronco tutti quelli che erano, lavoravano nell'azienda, non si sa assolutamente nulla. E ancora una volta questo tipo di notizie sposta l'attenzione da quello che è la bellezza del mondo cripto a quello che sono le problematiche invece proprio del mondo cripto in generale. Intanto c'è un dubbio sul fatto che all'interno, insomma, di un tweet che è stato pubblicato da Yield, si parla di effetto FTX, no? Quindi ancora esposizione a FTX, quando invece più di un anno fa, quando è uscita la notizia di FTX, l'amministratore delegato Tim Frost aveva indicato che Yield non aveva assolutamente nulla. Anche qui, ragazzi, no, come sempre, leggere tra le righe. In un mondo dove non ci sono regolamentazioni, dove non abbiamo nessun tipo di possibilità di avere dati oggettivamente validi, quello che viene detto, quello che viene rappresentato, rimane comunque nell'ombra e rimane comunque un concetto di opinione. Alla fine o si vuol credere a qualcuno, non si vuol credere, perché la realtà dei fatti è che non abbiamo nessuno strumento in grado di dirci dove sono effettivamente le riserve di questi servizi, eccetera. Anche la proof of reserve è stata modificata ampiamente nel corso degli ultimi anni, è stata anche abbandonata da questi servizi, Nexo compreso per esempio. Quindi qui è solo un discorso di gestione del rischio. Potete proteggervi da questo tipo di logica solo andando a gestire il rischio. Non è l'unica Yield ad aver avuto questo problema, perché soltanto il secondo trimestre dell'anno 2024 ha visto smanire $600 milioni in truffe e hack proprio nel settore delle criptovalute. Vi lascio comunque questi articoli, li trovate sul blog tradingon.it, ragazzi, andateveli a leggere tutti per avere maggiori approfondimenti. Allora, per chi di voi si fosse, diciamo, ritrovato nel fallimento, nell'hack di Yield, applicazione che abbiamo utilizzato qualche anno fa, 2-3 anni fa circa, io non la utilizzavo più, ma mi erano rimasti alcuni dei loro token, il token YLD, poca roba, perché si era svalutato completamente, quindi avevo meno di $2000, una cosa del genere lì. Però anche, insomma, lì, insomma, io oggi ho provato ad accedere all'app, non si accede più all'app e quant'altro. Allora, per chi di voi avesse questo problema, sul loro tweet dovrebbero dare delle indicazioni. La morale è sempre la stessa: andare a cercare di capire quanti soldi hanno in pancia, e nel fallimento verranno redistribuiti ovviamente ai creditori. Più soldi
soldi ci sono, come nel caso di FTX, più i creditori riceveranno praticamente tutto quello che avevano depositato sulle app. Nel caso di FTX addirittura si vocifera un 118%, quindi un profitto anche rispetto ai dollari presenti lì. Nel caso di Weldy non si sa assolutamente nulla, quindi dovranno darci delle notizie, seguite i loro account X. Detto questo, la notizia positiva invece per quanto riguarda Bitcoin: BlackRock ha rivelato che possiede una quota del suo stesso ETF. Adesso vi dico dove, ragazzi, perché le società che gestiscono gli ETF, come per esempio BlackRock, non hanno soltanto le emissioni degli ETF, hanno anche dei fondi, per esempio, e loro stessi, ad esempio, nella composizione dei loro fondi acquistano parti o quote dei propri ETF come parte integrante di un investimento più ampio. Questo perché attraverso l'acquisto degli ETF è più facile regolamentare quelle che sono le posizioni, dare giustificazioni, dimostrare quello che hanno acquistato, eccetera, piuttosto che l'acquisto del Bitcoin vero, tra virgolette, cioè è quello che possediamo sui wallet privati. Quindi nel caso di BlackRock, BlackRock ha comprato in sostanza 43.000 azioni del suo stesso ETF. Ma dove sono andati a finire queste azioni? Sono andati a finire nel Global Allocation Fund, questo fondo globale che appunto detiene una serie di cose, che investe in una serie di cose. Quello che è interessante andare a comprendere è la logica che c'è dietro. Adesso ne parliamo. Intanto, dove investe questo e cosa ha questo fondo Global Allocation Fund di BlackRock? Investe per lo più in azioni, titoli di debito che sono le obbligazioni e titoli a breve termine che sono obbligazioni a breve termine di emittenti societari e governativi. In pratica il normale condizioni viene indicato che il 70% del suo patrimonio è investito su questi titoli. Quindi in pratica è un fondo globale. All'interno di questo fondo adesso è presente una quota di Bitcoin attraverso l'ETF di Bitcoin Spot di BlackRock stesso. Quindi BlackRock ha diversificato un fondo globale che ha la logica di diversificazione global anche su Bitcoin, inserendone una quota. E questo è veramente significativo. Tra le altre cose, questo fondo gestisce 17,8 miliardi ed ha un rendimento annuo del 4,61%, ha avuto sostanzialmente un rendimento simile a un fondo bilanciato che ha obbligazioni e azioni all'interno. Adesso avrà anche una quota di Bitcoin, ed è importante perché ci dice anche un'altra cosa: queste logiche da investitori istituzionali sono le logiche più importanti per far sì che la domanda di Bitcoin e la domanda degli ETF poi di Bitcoin, quindi di conseguenza anche di Bitcoin Spot, si mantenga sempre costante ed elevata. Quindi con gli alti e bassi che abbiamo visto anche in questi primi mesi, con le ampie fasi di run up e poi le fasi invece di declino quando vengono venduti, perché il turnover all'interno di questi prodotti finanziari è normale. Quindi quello che è importante è comprendere quanto si diffonde questo tipo di prodotto e quindi quanto diventa parte integrante di altri prodotti finanziari, quindi fondi con dentro ETF per esempio. E in questo caso dobbiamo anche ricordarci che intanto dagli ETF è più facile entrare e uscire, dai fondi molto meno, e tra le altre cose questo impone anche la logica della cosiddetta piovra, no? Quindi c'è un po' di Bitcoin dappertutto. Ora, questo è un primo esperimento, ma molti potrebbero seguire. È questo un dato di adoption da un punto di vista finanziario, non di moneta di scambio, ma da un punto di vista di strumento di investimento, di protezione del capitale, diciamo così, può essere un altro punto a favore di Bitcoin. Quindi senza ombra di dubbio questo è un dato positivo. Passiamo a questo punto a vedere il grafico di oggi, che è un grafico unico, e rispondiamo alla domanda che un utente mi aveva fatto nella scorsa live: 40.000 dollari di Bitcoin è possibile
possibile entro poco o no? Intanto, prima di tutto è possibile nei mercati finanziari, questo ovviamente è risaputo, però c'è una logica anche nel buttare giù dei numeri, non è che possiamo dare dei numeri a casaccio e dire ok, è possibile questa cosa, sì, ma ci deve essere una motivazione. Perché viene indicato questo $40,000? Intanto, nelle settimane scorse si è creata un'area di oscillazione di Bitcoin tra i minimi di $60,000 e i massimi di 62,000, e Bitcoin sta praticamente oscillando, non facendo nulla, up and down, guardate qui in un range piccolissimo e strettissimo sta facendo questa cosa. Esiste un punto che è realmente un punto molto importante per Bitcoin ed è molto vicino anche, che è questa zona di pricing. Tutta questa area che vede in pratica l'arrivo ai $60,000 che ancora reggono, quindi 60,000, 61,000 ancora reggono per Bitcoin, poi c'è la zona dei 58 e poi lo shadow finale dei $56,000 che è leggermente più debole. Questa area, l'intera area, questa qui, è un'area di fortissimo supporto per quanto riguarda Bitcoin. Eventuali anche breakout di questa zona, ma recuperati in giornata daily oppure anche nella settimanale, indicano che comunque questa fascia di supporto rimane importante e regge. Quindi $3,500 circa di supporto, $4,000 di supporto è questa fascia di prezzo. Cosa succede? Perché era stato indicato il livello di $40,000 dall'utente in questione? Perché c'è un problema al di sotto di questa fascia, cioè se dovesse venire breccata questa fascia, se questa zona, che ripeto è tutta una zona di supporto e Bitcoin in questo momento ha solo toccato la parte superiore, ma dentro questo spazio ci sono $4,000 di zona di supporto totalmente molto rigida, molto forte per quanto riguarda Bitcoin. Allora, se questo livello dovesse venire breccato, se dovessimo andare giù da questo livello confermandolo per esempio in close daily o anche in close settimanale, ci sarebbe la cosiddetta pista da bowling davanti in termini discendenti. Perché? Perché Bitcoin nella scorsa ondata rialzista non ha incontrato limiti in questa fascia, quindi il primo livello di resistenza dovrebbe essere questa zona, che però è un livello scarso di resistenza, in quanto cioè il primo livello è quest'area, adesso ci arriviamo, però questo diciamo è il livello d'arrivo vicino ai $40,000 che aveva detto l'utente in questione, perché rappresenta i massimi della avvenuta approvazione della ETF Bitcoin. Poi dopo la shadow di ribassista, tutto il trend ribassista, è partito una up e una bull run notevole, che però non ha disegnato nessuna fase di stop. In pratica da qui a qui il mercato si è mosso con estrema velocità e non ha fatto nulla se non quest'area di barra di congestione. In pratica questo significa che Bitcoin non ha nessun tipo di supporto se non una piccolissima zona ai $50,000, 52-50,000, e poi va direttamente al livello del massimo, che però è stato un livello di massimo toccato su uno swipe di una notizia e non ulteriormente confermato. In sostanza questo livello è un supporto debolissimo, quindi questa è un'area di supporto e poi la successiva è questa zona qui, cioè tra 40 e $44,000. Ecco da dove arrivava la notizia che Bitcoin potrebbe essere diretto a quel tipo di livello qualora andasse male questa fase di accumulo e alcune cose che ci siamo detti non venissero rispettate. Una cosa del genere è possibile sì, solo e unicamente in una situazione, scenario di cui parleremo in un prossimo video, come vi avevo promesso, uno scenario cosiddetto apocalittico. Il prezzo che era stato tirato fuori in quella live era un prezzo che veniva e derivava da questo tipo di logica, cioè dal discorso che in effetti abbandonando il livello di supporto su cui Bitcoin si sta poggiando in questa fase, abbandonando questa fascia di supporto, non c'è più nulla, cioè cosiddetta pista immediatamente di atterraggio in questa zona, e poi liberata questa praticamente il
il nulla fino a questa zona. Questo concetto deriva proprio dal fatto che abbiamo accelerato a livello rialzista troppo velocemente nei giorni scorsi. È pericoloso davvero, sì o no? Andiamo a fare un ragionamento per esempio sui dati passati. Qui la risposta l'avete in maniera diretta, e qui abbiamo fatto la stessa cosa per esempio nel 2020 con il superamento dei massimi storici della bull run del 2019-2018. E poi dei massimi storici della zona invece della bull run del 2017-2018. Quindi questa zona, una volta che è stata superata, ha garantito un up di Bitcoin senza nulla. E anche quando siamo poi atterrati in questa zona, guardate, è successo più o meno la stessa cosa qui. C'è stato un livello di accumulazione poi sfociato in una nuova up, e poi ovviamente bloccato da una serie di questioni, inflazione, tassi di interesse, le guerre eccetera, e poi si è andato in bear market. Questa zona però non ha subito praticamente nessun ritracciamento fino al successivo bear market, che ha ritracciato una parte, neanche tutta, andando a ricadere vicino questa zona, che in pratica è stata definita poi come una zona di supporto, che precedentemente era una zona anche qui che non aveva nessun tipo di supporto, perché la prima vicino era quella intorno a $10,000. Vi ricordate questa zona qui, guardate, $10,000. Vi ricordate chi di voi c'era nel 2022, novembre-dicembre, quando qualcuno continuava a dire arriviamo a $10,000? Anche quel qualcuno aveva utilizzato questo tipo di logica, cioè andando a guardare le aree di supporto. Questo concetto vi indica che ragionare in questo modo ha senso, ma bisogna prenderlo con le pinze, perché il mercato non ragiona in base a dati passati e basta, ragiona in base a cicli passati, perché i cicli sono di natura emotiva, mentre i supporti e resistenza di natura tecnica dipendono dai fondamenti del mercato, quindi da domande e offerte. Se domande e offerta vengono a sbilanciarsi rispetto a quelli che abbiamo visto nel passato, chiaramente tutto quello che abbiamo visto perde aderenza e non ha più tanto significato. Quindi è logico ragionare in questo modo, perché abbiamo bisogno dei punti di riferimento. È stupido pensare che sia l'unica via, e soprattutto non mettere in dubbio questo ragionamento. Imparate un po' ad aprire la mente, a ragionare, open your mind sempre. Il concetto è comunque, ci sta e regge assolutamente senza ombra di dubbio, però dobbiamo ricordarci che intanto ancora questa zona sta reggendo e non ci sono alcuni problemi. E poi quello che vi ho detto proprio poco fa, che anche se questo è l'ultimo livello di supporto più vicino vero rispetto a questo qui, che è lentissimo, diciamo è molto debole, il mercato potrebbe decidere con grande tranquillità che gli basta più questo o addirittura una zona in mezzo a questa zona, inventandosi un nuovo livello di supporto. Di sana pianta, perché semplicemente qui tante cose sono cambiate. Ricordiamoci che da questo punto in poi ci sono nuovi operatori all'interno del mercato. Tutta questa fascia da metà gennaio in poi nel mercato delle cripto è nuova. Tutto quello che è stato fatto precedentemente, ok, ha senso, ok, lo valutiamo, ma ricordatevi che prima gli ETF non c'erano, gli accumuli non c'erano, gli investitori non c'erano, quindi tutto quello che è il lato del mercato relativo alla domanda è cambiato essenzialmente da metà gennaio. Perciò i dati passati da metà gennaio li dobbiamo guardare, è vero, ma con grande dubbio e grande riflessività. Tutto quello che accadrà magari da qui in poi invece potrebbe essere un po' più significativo. Quindi, morale della favola, possibilità di raggiungere i $40,000 c'è sempre, perché il mercato ha sempre la possibilità di fare quello che vuole, quindi è ovvio che c'è. Però dobbiamo ragionare e dire, la questione degli ETF attuali, i dati fondamentali legati agli ETF, questa adoption che abbiamo visto anche nell'articolo che vi ho fatto vedere, spingono a ragionare su un livello del genere raggiungibile. Sarebbe solo un evento probabilmente unico nella sua storia, perché Bitcoin non ha mai fatto una cosa del genere in una fase del genere del suo ciclo dell'halving. Ci può stare, perché ben vengono le novità, però sarebbe un unico evento, e tra le altre cose non coincide molto neanche con quella che è la logica legata alla possibilità
di un ribasso dei tassi alla fine dell'anno. C'è da dire che ovviamente trend is your friend e quindi comanda sempre il trend. Da un punto di vista logico è un evento estremamente raro, da un punto di vista di operativo questo trend è da monitorare ed è il trend più importante, cioè quando questo trend finirà vediamo che succede. Al momento l'unica cosa che abbiamo visto è una super barra di congestione. Detto questo ragazzi, io vi auguro un buon weekend a tutti, sbevazzate con grande cautela e non guidate sbevazzate come sempre. Noi ci rivediamo lunedì in un prossimo video, fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa possibilità, 40k davvero sì o no, cosa ne pensate. Ciao raga.